Stiamo entrando a Villa da Porto a Montorso. All'interno inizia la mostra di pittura. Le pareti colorate di Valte. Loretta di Asiolo. Brunialti Sonio. Asnica Teresina. Loretta di Asiolo. Filippo Bissaro. Walter Zerbato. La bala del toro. Gira il toro. Ecco i ragazzini, ecco i bambini che portano il legnetto. Perché il fuoco si alimenti. No!
Meteoro gira all'interno della villa. La stanza degli arcieri. Passo quel muro qua. Artisti a riposo. Tutte opere d'arte che possono piacere a tutti, a chi si vede e a chi non si vede. In festa. Ora il toro è stato tolto. Questa è la sala da pranzo, pronta. Sembra quasi una torta. Continuano i preparativi. Locali, cucina. Gli ultimi. Pentole al fuoco. Arcieri al mercatino. Facciata villa da porto. Figure storiche in visita alla mostra di pittura.
I fantasmi di Villa da Porto.
patate. Toreri, olè! Allora, a Daniela. Daniela, cosa dici? Daniela, cosa faccio? Daniela di qua, Daniela di là. E anche quest'anno, con il torello, ci ritroviamo tutti qua. Ci sei per i grandi, ci sei per i nonni, ci sei per i piccoli e anche per gli agricoli. Senza di te non sapremo proprio cosa fare. Tu ci sei per aiutare e consigliare con il bere e con il mangiare. Varie feste, Daniela, sai organizzare e perfino il dorello sai domare. Mentre... mentre Roberto sa aspettare e pazientare. Daniela, per la tua presenza e disponibilità, noi tutti ti ringraziamo per la tua bontà. Grazie Daniela. Tutti insieme? Grazie Daniela. Grazie Daniela. Perché anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a lavorare tutti insieme, sotto questo bel tendone, la nostra villa, per visitare il nostro patrono. Naturalmente non posso mancare di ringraziare Daniela che un anno e avete ringraziato voi con tutta maniera, ma comunque tutta la Proloquo e tutte le persone che dovrei avere l'elenco sono occupate e hanno lavorato, dell'associazione agricoltori, appunto da Proloquo, poi ci sono gli attivi, ci sono la protezione civile, tutte le persone, non mi metto qua. Ecco, oggi è una bellissima giornata, avete visto i bellissimi lavori che hanno fatto i nostri ragazzi degli elementari con i disegni che poi verranno premiati. L'invitato che abbiamo quest'anno che è il sindaco di Bagnano di Po che è venuto a trovarci. Però sindaco, pensa che lì ha creato un anno e mi dà la parola a un assessore femmina e la donna che più ora se partire in quarta questa cosa no, Isera anche qua Isera dico il marito va bene, ok. Questa, giustamente, perché aveva detto tante cose, non anche voleva più, ma alla fine è venuto l'assessore un attimo, perché qua non